Atri ospita la quinta edizione di Steels of Peace and Everyday Life, progetto internazionale della Fondazione Aria finalizzato a costruire una connessione tra l'Italia e le diverse culture nel mondo. Anche quest'anno Steels of Peace conferma il connubio con il Comune Ducale e dopo aver creato un gemellaggio con Pakistan, Spagna, Francia e Cina, incontra l'arte e la cultura del Marocco. Un momento di confronto importante con altri paesi. Sono curioso di vedere quest'anno le mostre che si terranno nei posti più suggestivi della nostra città. Questo momento importante è proprio di confronto con il Marocco e io ringrazio tutti quelli che hanno contribuito, quindi la Fondazione Aria e la Fondazione Tercas e naturalmente l'assessore del Comune di Atri che ogni anno con grande incisività e con grande impegno riesce a portare sempre importanti risultati. Tre le mostre inaugurate, Materia Prima di Fatia Zemmouri e Infinitamente di Alberto Di Fabio negli spazi delle Scuderie Ducali e nel Museo Archeologico la mostra fotografica Amazigh, Berberi del Marocco di Luciano D'Angelo. Novità di quest'anno è anche il progetto Steels of Peace for Children patrocinato dall'UNICEF per il quale una scuola primaria di Orsogna è stata individuata per un progetto di fotografia analogica dal quale è stato creato un video intitolato Come una magia di Paolo Dell'Elce, un lavoro che può essere visionato negli spazi del Museo Archeologico. Fondazione sempre presente dove c'è cultura importante come questa sera ad Atri, quinta edizione come dicevi. Diventano sempre più importanti e più partecipate. Quest'anno c'è l'incontro culturale col Marocco. Fondazione ad Atri fa cose molto importanti da sempre e ad Atri trova vera valorizzazione del suo impegno economico e finanziario.